Grazie. Come promesso, eccomi qui a fare una piccola videoricetta davvero molto molto semplice. E oggi prepareremo dei pancake. Diciamo, questa è una ricetta molto personalizzata in base anche un po' alle mie esigenze ed è anche appunto molto molto light. Cosa ci serve? Ci serviranno 5 cucchiai di farina. E io uso la stevia al posto dello zucchero perché non posso assumere troppi zuccheri, quindi mezzo cucchiaino di stevia oppure, se non avete problemi, un cucchiaio di zucchero. Poi uso l'essenza di vaniglia, ma anche qui insomma potete benissimo mettere o mezza bustina di vanillina oppure, se avete aroma di limone, fiori d'arancia, insomma un po' a vostro piacimento, e latte quanto basta. Ora passiamo a vedere come fare. Prima di iniziare a fare l'impasto, mettiamo a fuoco una padella antiaderente. Uso questa qua piccolina perché comunque io li faccio molto piccolini i pancake, poi insomma questo vedete un po' voi. E non ci vado a mettere né olio né burro, assolutamente niente. La metto già sul fuoco perché più si scalda e meno, insomma, ci sarà la possibilità che si attaccano i pancake. E la lasciamo scaldare. Ora passiamo all'impasto. Prendo una ciotolina, questa è bellissima con i girasoli. Iniziamo. Allora, io mi aiuto con una spatolina che preferisco, ma insomma potete anche usare una frustina, indifferente. Iniziamo intanto mettendo i 5 cucchiai di farina. Poi andiamo a mettere mezzo cucchiaino di stevia. Vi ricordo che insomma potete benissimo sostituirlo con un cucchiaio di zucchero normale. Metto qualche goccia, senza esagerare, di essenza di vaniglia. Anche qui, come ho detto, insomma, vedete un po' voi. Anche qualche goccia di spremuta d'arancio, qualsiasi cosa che, qualche essenza insomma che a voi piaccia. Mescolo un attimino così. Iniziamo a versare a filo il latte. Vi ho detto latte quanto basta perché fino a che l'impasto non sarà scrivente. Ora vi faccio vedere cosa intendo per scrivente. Quindi ne versiamo poco per volta e iniziamo a mescolare. Ovviamente più farina mettiamo all'inizio, più latte servirà dopo. L'impasto dovrà essere di questa consistenza. Io per scrivente intendo che deve fare questa cosa qui. I fili, non so come definirlo. Comunque vedete, non è né troppo denso né troppo molliccio. E ora con un mestolino andiamo a fare i pancake. E muoviamo la padella per far venire una sorta di cerchio più o meno. Ora con una palettina ci aiuteremo a girarlo, aspettiamo qualche secondo, non troppo perché comunque la padella è già calda. E lo giriamo. Mettiamo nel nostro piattino. E facciamo così per tutto quanto l'impasto.
sono i pancake finiti. Con questa dose, insomma, ne sono meno di pochini, ci servivano adesso per colazione, quindi va più che bene. E per farcirli ci sono davvero 3.000 modi. Adesso al momento in casa abbiamo solamente la marmellata di ciliegie, ma va bene anche con la Nutella, insomma, il top. A moltissimi piace con lo sciroppo d'acero, oppure i classici topper, quelli lì, l'amarena, frutti di bosco, cioccolato, oppure con la crema pasticcera, con la cioccolata, insomma, davvero 3.000 vali, ma anche così, semplicemente con una spolverata di zucchero a velo sopra, sono buonissimi. Vi ricordo che in caso facciate qualche ricettina di queste qui, insomma, poi ce ne saranno altre, e mettiate la foto su Instagram, di mettere il tag questione di palato, così vado a sbirciare un pochino le vostre foto. Ci vediamo alla prossima video ricetta, ciao!